Cresce la partecipazione ai lavori preparatori per gli Stati Generali del Mare promossi dal Comune di Napoli e previsti per il prossimo mese di ottobre. L'obiettivo è di mettere a sistema tutte le forze cittadine che interagiscono col mare e con la costa per sviluppare economia, cultura, identità. È un'occasione importante per la città e per il porto. Per i cittadini c'è la possibilità di vedere il mare da diverse angolazioni, con tutte le sue incredibili sfumature, ce ne sono tante in città. Il mare che è prospiciente al centro antico, il mare che affaccia su una ex area industriale dismessa come quella di Bagnoli, il mare che sta a San Giovanni in un'area che è ancora, diciamo, industriale o post-industriale. Quindi dal punto di vista delle esperienze si vedranno diverse realtà ed è il modo giusto per cercare di comprendere di più anche la nostra stessa città. Noi siamo abituati a vedere Napoli e a guardare il mare. Se noi cambiamo l'ottica e vediamo Napoli dal mare, vediamo un'altra città. Dopo il primo incontro di luglio sono già stati elaborati dei primi spunti originali che la delegata del sindaco Daniela Villani ha presentato in conferenza. Veramente l'adesione è stata enorme di tutta la cittadinanza, delle associazioni, ovviamente degli enti proposti, l'autorità portuale, come abbiamo visto anche oggi, spirito al nostro fianco, il presidente e ovviamente la Marina Militare, le associazioni, i circoli. C'è una grande squadra sul mare, tant'è che abbiamo immediatamente deciso che gli Stati Generali del Mare saranno aperti appunto con un sostegno ad Ischia, la meravigliosa isola che vede il mare, che unisce il mare di Napoli per Ischia, che sarà la prima iniziativa importante in sostegno e in solidarietà dell'isola di Ischia. È previsto anche il coinvolgimento delle scuole cittadine per attività creative, educative e di formazione. Nel mese del mare le scuole sono coinvolte come soggetti protagonisti delle progettazioni, perché possono con l'avviso pubblico presentare delle proprie proposte, mettere a disposizione le proprie energie per i workshop, per gli eventi, ma anche ovviamente come protagonisti indiretti, perché possono sicuramente usufruire dei numerosi percorsi formativi che le università, l'Orientale, la Federico II, ma non solo le università, gli osservatori e le altre istituzioni che partecipano al Mese del Mare hanno messo a disposizione. Ci sono addirittura dei percorsi formativi che vanno in direzione della produzione di prodotti multimediali, come per esempio docufilm, documentari di tutela dell'ambiente marino, fino ad arrivare ovviamente alla cartellonistica, di cui c'è sempre bisogno sulle nostre spiagge e sulle nostre coste. Le scuole possono sicuramente intervenire per affermare innanzitutto che la città del mare è la loro città, ma anche perché una volta che la consapevolezza critica nei confronti dell'importanza del mare, dell'economia del mare nella vita dei nostri giovani giunge attraverso le scuole, allora siamo sicuri che giungerà anche alle future generazioni.